sotto certe luci in palestra, in effetti dico, porca puttana, però è difficile convincere la gente che sono Ma non è natural. questione di luci, perché tu in questo momento qui non è questione di luci. Io adesso non mi vedo tanto. Sotto le luci giuste, in pump, Cioè, dico, sei però in 1,78, effetti. 100 kg con quelle masse lì e sei anche magro perché si vede che non sei grasso, per cui... Certe foto non le pubblico perché sembrano sospette. Però, cioè, a me piacerebbe Allora... pubblicarle, ma non posso perché dico, però come cazzo faccio a dire che Allora, sono natural certe volte? Cioè, qui è in difficile questo... anche per Guarda, in... me. Ragazzi, siamo nel dibattito storico tra Filippo Pici e Master Wallace. Qua si risolveranno tutte le questioni che in questi anni, in questi mesi, ci hanno dato molto da parlare. Adesso voglio porre sul piatto una richiesta a Filippo di togliersi la felpa. Ok. Togliti la felpa. Fa vedere, non so se sei in canotta o in maglietta, ad ogni modo almeno si vedono le Ho vene, una le braccia. canottiera. Ah, una perfetto. Ah, del brand. Allora lui ha un Sì, del brand. mio brand. Sopra. Tanto. Ah, facciamo Va pubblico. Margin Shop, ragazzi, andate ad acquistare perché sono bene. una figata. Ce l'ho anch'io, bellissime, Forte. bellissimo. Tessuti tecnici, materiali sportivi. Puzza anche il bocchettino. Mi sono spaventato anche. Non me lo aspettavo neanche così. Ma sei diventato più grosso nel viaggio, non eri così prima. In bagno prima, qualche push-up ho fatto. Mi sono pompato. Veramente? No, no. No, no, no. No, mi sono stupito Allora, anch'io. Vabbè. posso dire una cosa? Allora, hai mai visto una persona natural così intanto? Allora, no, natura lasciamo proprio perdere, ma io dico che anche atleti agonisti dopati, queste masse qui, si fa fatica a vederle. Quindi pensare che uno col calisthenics, zavorrato, vabbè, fai anche un po' di palestra, che è tutto quello che ti pare, 5 volte a settimana, così, cioè, obiettivamente è impossibile. Dopodiché, Poco ripeto, probabile, impossibile è un parolone, no, è secondo proprio me. contro le leggi della fisiologia, Filippo, cioè, te lo dico chiaro. Ma io penso che tutti quelli che guardano, sicuramente fra quelli che guardano c'è gente che è agonista, che si bomba, lo sappiamo com'è, no? Io penso che tutti, credo, avranno la stessa impressione che la situazione è quella di un dopato. Non ti offendere, ma No, no, anzi, guarda, a me questa cosa ecco, cioè, per da cui, natural a me fa ecco, estremamente piacere in questa è la verità. Cioè. situazione, per cui io quando l'ho visto con la Quasi, quasi felpa... che arrossisco. A me fa ridere perché Filippo è convinto di... Cioè lui è natural, per lui... No, non è che sono convinto. Io sono natural, cioè, purtroppo, solo io conosco la verità. Esatto. Ah sì. E io so, a meno che non mi abbiano drogato nella notte, ma non penso che i miei genitori facciano cose del genere. Dopato a Cioè, sua sì, insaputa. esatto, io sono convinto di quello che c'è nel mio corpo e niente, sono nel giusto, cioè non Ma sai che, dico guarda, la verità, non da come ci si pone sulla videocamera, chi anche minimamente si fida delle sue parole viene. E noi ci insultano, a me e Luca, che non ci sbilanciamo troppo, che diciamo. Ci offendono, ci dicono che siamo dei paraculi. Quindi in realtà è facile additarlo come dopato, però io comprendo che è Allora, difficile. è facile, lui capisce benissimo perché lui stesso credo che vedendosi a volte dice, ma giusto, a volte ha Sì, dei è dubbi, vero, no? sì. Quindi se hai dubbi lui stesso vedendosi così, no? Quindi dubito. Paradossalmente, ti pare che non Quando gli sì, abbiano gli quando sono in altri? pump sotto certe luci in palestra, in effetti dico, porca puttana, però è difficile convincere la gente che sono Ma non è natural. questione di luci, perché tu in questo momento qui non è questione di luci. Io adesso non mi vedo tanto. Sotto le luci giuste, in pump, Cioè, dico, sei però in 1,78, effetti. 100 kg con quelle masse lì e sei anche magro perché si vede che non sei grasso, per cui la situazione è questa qua. Sono deltoidi che ce li ha un professionista FIBB, quindi... Ma tu mettiti nei suoi panni, metti che lui è natural, ma cosa deve fare, poveraccio? Non Cioè, so... sottoporsi a un test che avevamo fatto. Esatto, più di No, questo però io mi metto nei non so suoi cosa panni, fare. no? Lo dicono dopato, e certe volte, cioè, secondo me lui è pure in imbarazzo a farsi No, vedere allora, grosso. io... Certe foto non le pubblico perché sembrano sospette. Però, cioè, a me piacerebbe Allora... pubblicarle, ma non posso perché dico, però come cazzo faccio a dire che Allora, sono natural certe volte? Cioè, qui è in difficile questo, anche per guarda, in me. questo momento storico qui, che lui si è spogliato che è così, no? Qui adesso bisognerebbe fare il test antidoping con le Ma noi gliel'abbiamo fatto qualche giorno fa. Ah No, no, con le urine, con le no, con urine. le urine, Fermi tutti. Se da c'è la mandare in possibilità, io mi Svizzera. presto anche adesso a farle. Non so se avete organizzato Vabbè, qualcosa, no, non perché abbiamo organizzato adesso mi aspetto di niente, tutto. non abbiamo Test organizzato pop niente. in casa la Però notte. quello lì magari, ecco, in un momento, in questo momento che ovviamente, ammesso che sei dopato, qui saresti al massimo, ecco, un test dell'urina fatto bene secondo i protocolli, eccetera, eccetera, i metaboliti ci sarebbero, però chiaramente è una cosa che adesso non si può fare,
E vedremo, però intanto il test tematico l'hai fatto, teniamo atto, già quello è importantissimo. Beh, attendibile anche quello, credo, no? Ah, beh, sicuramente con una forma così i valori non possono essere normali, mi sembra veramente molto, molto difficile, molto, molto difficile. Allora, io volevo parlare di un video che avevi fatto qualche giorno fa, parlando, sembra annunciando il confronto, mettendolo a paragone con altri calistenici, no? Sì. Tipo, avevi parlato di Hannibal for King. Sì. Ecco, cioè, Hannibal, vabbè, io non l'ho mai visto dal vivo, no? Noi lo conosciamo perché siamo del settore. Sì, sì, sì. Diciamo che su di lui è sospetto per me. Ma sospetto, ma non ha queste masse qua. Allora, secondo me è più mi sembra che più sia bassino. No, 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 pesa anche sui 85-87 kg. No, sembra. No, meno. Però meno. Tu conta che Hannibal for King, per chi non lo sapesse, è un calistenico americano che si allena nei ghetti, nei parchi. Lui sì, si allena sì. solo a corpo libero, che noi sappiamo okay. si allena solo a corpo libero. Sì. E vabbè, poi genetica da uomo di colore, che sappiamo che comunque sia, sono predisposti a essere... Predisposti, ma ripeto, quando guardi il peso e l'HP, le misure, nessuno è così. Quindi non c'è un calistenico, anche qualunque cosa faccia, che sia così, e questo è il punto. Anche... No, calistenico come me, forse no. Di altri sport sì. Quali sport? No, tipo powerlifting, adesso no, non lo so. Voilà, no. No, io ti parlo di calisthenics. Io conosco il mio settore. Di calisthenici no. Così, effettivamente... No, un calisthenico che in realtà, secondo me è più piccolo, però quello russo, come si chiama? Quello? Vitali Fresh Cook. Lui ci somiglia come massa, però anche lui, dico, io non lo conosco, sono sospetto. No. Però in realtà di esempi ce ne sono, qualche piccolo esempio. Ma come si chiama esempio. Quell'italiano, La Rosa, chi era Andrea? La Rosa? Andrea La Rosa. Beh, anche lui non era minimamente a questi livelli. Era suo bene, però non... Quindi capisci che è questo che... No, però per dirti la differenza, anche con La Rosa, allora sì, fa sempre parte del calisthenics, però sono metodi di lavoro completamente differenti. Cioè tipo, era per dirti, Hannibal for King si allena solo nel parco facendo trazioni, deep, anche fatte male, perché lui è uno di quelli non che si allena... fatte male. Non sono persone che fanno le cose fatte bene. Lui si allena in maniera veramente tanto buona, tecnica, ma non lo dico perché è mio amico, sì, lo dico però... perché è oggettivo. Cioè, Cristian, non è che uno perché fa quello che fa lui, Zavorato, quello che vi pare, a parte che lui fa anche pesi, può diventare così, e questo è il punto. Cioè, lui è 100 kg, guarda, è magro, ha delle masse esagerate, non si è mai ingrassato, non ha mai fatto bulk, si allena 5 volte a settimana, cosa, 3 ore, no? Cioè, se mettiamo insieme tutta sta roba, uno dice, non è possibile, ecco, poi... E per siamo dirti, sempre lì, non è possibile, però è qui, per cui... E per dirti che persone che fanno meno di lui hanno dei fisici comunque sia costruiti con poco corpo libero, tutto che sono molto sospetti, tipo Hannibal for King. Allora, secondo fanno me, meno di lui, secondo però. Me alcuni calistenici anche americani di roba ne prendono, ma non roba che ti fa gonfiare, perché quando hanno una definizione esagerata, sono molto qualitativi, può anche essere che prendono qualcosa, tipo steroidi orali, però non aumentano di peso, perché quella roba lì non ti fa aumentare di massa. Questa è una roba tipo testosterone, di anabol, cioè queste masse qui è roba di roba pesante, per cui questo è... Cioè, uno lo vede e dice, ah, questo è un culturista bombato che, non so, deve partecipare anch'io. Alla selezione per il Mister Olimpia. Se non lo conoscessi anch'io direi cioè, la stessa roba. Quindi... Anch'io, non direi sicuramente che sono un calistenico, questo no. No, io se non lo conoscessi, culturista che fa gare, dopato. Sì, ma anche un culturista che fa gare, così poi ci sono pochi. No, culturista con buona genetica, dopato, che si allena da anni e anni solo sul bodybuilding, questo è quello che... E invece lui non fa niente di tutto ciò. Quindi siamo qui per questo, proprio per discutere di questa cosa. Ecco, io volevo parlare, perché io, andando a fargli l'analisi, ho conosciuto... Posso parlare dei tuoi genitori? Io ho conosciuto i suoi genitori. Lui mi aveva parlato di suo padre, all'inizio, ti dico la verità, non è che non ci credessi, però credevo che la esagerava. Lui ha di famiglia una ottima genetica, ma veramente una... Io mi sono... Cazzo, Luca, vieni qua per favore a dire due parole, perché hai conosciuto anche tuo suo padre, ti prego. Perché suo padre è messo così. Allora, lui mi aveva detto, lui l'aveva un po'... Mi aveva detto, sì, mio padre è grosso come me di braccia, non è grosso come te. No, ha detto comunque per avere le 60 e passa anni è messo molto bene. Cioè, ancora si allena. C'ha più vene di lui, suo padre. Più vene di me. Ah, sì. Sì, più gonfie delle mie. Ma non è che... Allora, noi siamo entrati in casa, che lui non sapeva... Cioè, non per fargli il dopo, siamo andati non dopo... Non l'avevo neanche avvertiti, tra l'altro. No, esatto, suo padre era in pigiama, non so, tenuto da casa. Sì, no, abbastanza impressionante, io ci sono rimasto... Vascolarizzazione pazzesca, poi vabbè, un uomo molto studiato, molto, abbastanza studietà, quindi con quella pelle un po' molto fine che aiuta anche. Però ci vedi che c'è dentro la genetica. Dopo lui ci ha detto che... Dopo non ci ha fatto vedere i polpacci, ma lui ci ha detto che è tutta la vita che si allena, che fa il nuoto, che fa un sacco di roba, Però lì non è solo quello lì, cioè è proprio un Ferrari, capito? Ma quanto pesa di fabbrica? No, adesso peserà 85 kg. È alto quanto? Un po' più basso di me, sarà 1,74.
tra l'altro sì, collega, suo padre è collega, possiamo dirlo, di sì, ex sì, collega. Sì, mi fa piacere che... collega, ecco, di se lo avesse saputo che io avessi fatto uso di steroidi, saluti da collega, mi avrebbe disintegrato. Perché? Da poliziotto. Avessi portato in casa i steroidi, certo. Mi avrebbe disintegrato. Vabbè, avrebbe anche ragione, certo. Sì. Io e voglio parte di tuo padre. E voglio andare avanti col racconto del, perché scusami se, però voglio veramente spoiler, perché fa parte del, cioè io con sua madre ci ha raccontato, cioè intanto ci hanno ringraziati a me e Luca, perché Filippo gli ha detto guarda sono venuti qua a farmi l'analisi, ci hanno quasi ringraziato, hanno detto sì, perché anche loro comprano con forma di grana intera, grande mamma. Ah sì, ci hanno, sono stati gentilissimi, ci hanno, il cibo in casa mi non manca mai, se volete un po' di grana la forma così sì, a posto, no, ci hanno accolti veramente benissimo, persone vabbè, che non vuol dire niente perché uno può sempre essere in malafede, però no, persone no, bravissime. Io penso che sui genitori sicuramente sono in buona fede, a prescindere da tutto. Quindi non, e ci hanno quasi ringraziato, hanno detto ah che bello, sì sì, così almeno insomma vedete anche voi, esatto. Finalmente hanno detto, perché... e loro stessi sono un po' stupidi comunque sia, perché beh, è grossissimo, beh, ma beh, sua madre ci ha raccontato che comunque sia da parte loro di famiglia, tutti avevano o forza o proprio sì, di famiglia, c'è cioè una genetica che sono così, ok? E quindi... è un tasse... non dico che questo sia una prova che lui è nato, non sto dicendo questo, però dico è un fattore che non è indifferente, secondo me, non è da trascurare, cioè di base non è che suo padre non so, un panzone che non si allena, cazzo. Ecco, però ecco, qui adesso voglio dire una cosa. Lui mi ha trasmesso la passione per lo sport, lui mi ha sempre fatto fare sport sin da piccolino. Cioè, per dire, capito? Io non sono mai stato una settimana della mia vita, a parte al mare, in montagna, senza aver fatto sport. E io dico, tutti questi tasselli, cioè ragionando, no? Ci sono tanti tasselli che se messi insieme si ottiene un qualcosa che va fuori dal comune. Non dico questo, però buona genetica, tanta dedizione, tanto sport per tanto tempo, fatto bene, con dieta, ottieni un risultato fuori dal comune, no? No, allora, io sono d'accordo sul fatto che i tasselli che dici tu ti consentono di ottenere un risultato fuori dal comune, ma non questo. E come? No, secondo me no. Cioè tu non puoi credere in alcun modo... che lui sia natural. Ma ragazzi, cioè io ho detto come stanno, se vogliamo fare un discorso quantitativo, allora, a parte che la gente lo vede, per cui cioè uno lo vede, cioè è alto 1,78, pesa 100 kg, è magro, c'ha 49 di braccio, è gonfio come un compressore, cioè... tutto muscolo vero. Questa è la situazione, cioè sono dati quantitativi, dopodiché io volevo fare... Posso ma io capisco, sì, cioè i dati cosa? Sono molto sospetti. Però secondo me non è impossibile. No, non sono sospetti, sono... No, non nessuno può fare una cosa del genere, Filippo, non è... Vabbè, ma se lui però, cioè, capito... Io dalla mia parte, sapendo... cioè, dico, sono nato... dalla mia parte dico, è possibile invece. Se io non voglio essere... non voglio tirarmelo, non mi reputo il genio, la genetica è impossibile, Cristo. Però effettivamente può essere possibile. Cioè, se io ce l'ho fatta... ma effettivamente non è impossibile. Ascolta, allora io ti, molto improbabile, ti dico, ma impossibile, niente è impossibile, secondo me. Ci sono, allora, no, ti faccio alcuni esempi che adesso non c'entrano con te, però ci sono stati alcuni record man mondiali, può succedere qualcuno sui 100 metri, nel ciclismo, che tutti queste domande di performance straordinarie, più o meno, no, ma io mi sto scherzando, ma assolutamente no, mamma mia, poi alla fine abbiamo visto che... Quindi non sto dicendo che, però... non basta, cioè, il fatto che uno in buona fede si esponga, ci vorrebbero delle prove. Infatti, ma io sono sempre reso disponibile a qualsiasi cosa. No, infatti di questo te ne diamo atto sicuramente. Adesso... ma da anni, sì che lo dico. Beh, se uno vuole, se chi ci guarda... Poi mi dicono sui social, su internet, ma perché non ti sottopone a un test? Allora, io ho sempre detto, se voi me li pagate, io faccio qualsiasi tipo di test. Ma che interesse ho nel pagare, nel spendere dei soldi, che già non ne ho tanti? Tu non lo devi fare. Per sapere una cosa che già so benissimo. No, questo non ha alcun senso. Se uno ti vuole fare il test, è a spese sue. Il problema del test antidoping, ho detto che è complicato perché c'è una procedura che non è che lo puoi fare te o io. Ci vuole gente qualificata. C'è un protocollo da seguire, no? Le urine, questo e quello. Ma quello che abbiamo fatto io e Luca è attendibile. Ma quello è il test ematico, ce li ha fatti il prelievo, per cui cioè, non è che... Però cioè, voglio dire, è attendibile, sì. L'abbiamo detto. Cioè, ecco. Non è che abbiamo fatto una roba che poi... No, quello... Se c'è qualora... Capito quello che dico? No, vabbè, facciamo vedere la foto però. Ecco, perché no, però, allora, sì. Questa foto qua, dopo la... Tu la... Certo. Tu giramela. Chiaramente. Volevo chiedere qui quanti anni avevi e quanto pesavi. No, se ti ricordi. Allora, sì.
qui facevo parte di un'agenzia di moda di Bologna. Sì. Avevo più o meno 20 anni, 19-20 okay. anni. Ti stavi già allenando però? Sì, 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 certo. Okay. No, comunque facevo ginnastica da okay. 5-6 anni. Ok. Allora, Quanto pesavi? Così a occhio. Allora, vedendomi così penso meno di 80 kg. Ok. Forse l'ottantina. Mm. Ah, però c'è da dire che anche è preso la foto dove sembro più secco, perché ne ho altre dove effettivamente sono un pochettino più grosso. Certo, venendo qui. Ma io ho visto anche un maranza di 60 kg. Sì. Ok. Invece ero... di qua è recente quella lì. Sì, di qua ero tra l'altro Mr. Forenza, qui sì. Pesavo 90 97, 98 kg. Un po' meno di adesso, addirittura. Sì, è ingrossato da... Allora, la domanda sì, un è... Un chilo da lì l'ho messo. La domanda è questa. Anche ammesso che tu sia un fenomeno genetico di famiglia, tutto quello che ti pare, siccome qui avevi 20 anni, già ti allenavi... Beh, comunque sono passati 11 anni, da una foto all'altra. Ecco.